Ho il piacere di avere con me nuovamente il dottor Pierluigi Franco, segretario nazionale di UGL Medici. Oggi risponderà a delle domande in merito a degli argomenti che ci sono cari, specificatamente nel contesto sanitario. Segretario, come ogni anno un numero ingente di studenti si approccia a tentare l'accesso a medicina. Qual è la posizione di UGL Medici per cercare di arginare il problema, se così possiamo definirlo, ma soprattutto poter dare l'opportunità a studenti meritevoli di realizzare il proprio desiderio? Sì, noi non consideriamo degno di un paese civile tenere ancora chiuso in maniera così stretta l'accesso alla facoltà di medicina, tra l'altro solo alla facoltà di medicina. Questa è una cosa che fa parte del passato, una scelta fatta del passato, quando c'era una pletora di medici che affollavano il mercato del lavoro. Adesso noi abbiamo il numero più basso di laureati di tutta Europa come facoltà di medicina e non riteniamo giusto che questi ragazzi debbano superare un semplice test, ma che debbano avere accesso diretto tutti alle facoltà e poi vengano selezionati durante il percorso universitario come avviene in molti altri paesi. Così Certo. daremo la possibilità agli studenti volenterosi e capaci di essere selezionati nel tempo e di non dover subire un trauma o la lotteria di una selezione che tra l'altro la selezione, lo dico giusto per non addetti ai lavori, riguarda temi di logica e di biologia, ma poco di medicina. Lei ha fatto riferimento al ministro Giulia Grillo e so che il 7 settembre c'è stato un incontro in merito alla vostra proposta sugli ospedali di formazione. Può darci qualche delucidazione in merito? Sì, la proposta è stata acquisita dal Ministero in maniera molto favorevole. Il precedente Ministro della Sanità aveva già avviato un patto in merito, a dire la verità, vorrei essere onesti, che poi si è arenato per una serie di blocchi ministeriali. In sintesi, l'ospedale di formazione che cos'è? È la possibilità di dare agli specializzandi in medicina nelle varie discipline la possibilità di essere formati negli ospedali. Come avviene negli ospedali di formazione americani, come avveniva una volta anche in Italia con i tirocini pratici prima e dopo la laurea. Al momento questa cosa potrebbe raggiungere tre risultati. Uno, abbiamo la possibilità di formare dal punto di vista pratico, non me ne vogliono le università, meglio perché c'è maggiore materiale umano, gli studenti negli ospedali trinceo, che poi verranno potrebbero essere selezionati, non tutti ovviamente, ma alcuni ospedali pilota. Il secondo goal, risultato, è di fornire alle regioni personale a costo basso, perché questi medici, neomedici, saranno pagati con tariffe bassissime, quelle degli specializzanti, per intenderci, quindi forza lavoro fresca, volenterosa, a basso costo. Il terzo risultato è di ridurre le spese delle università per il pagamento degli stipendi di questi specializzandi e dare la possibilità alle università quindi di aumentare il numero degli specializzandi, perché è un altro problema, oltre al numero chiuso a medicina, che noi abbiamo una pletora di neolaureati che non riescono ad accedere alle scuole di specializzazione perché i costi sono ridotti. Questa cosa non fa altro che portare i nostri laureati che ci sono costati nella formazione all'estero, e quindi c'è questa fuga di neolaureati in medicina all'estero, che è una cosa che non è edificante per la nostra nazione. Qual è la proposta di UGL Medici? È chiaro che una risoluzione immediata non sia possibile, ma c'è un piano di lavoro che può guidarci verso la risoluzione almeno di una parte dei problemi? Sì, la ringrazio di questa bellissima possibilità. Noi, prima un inciso, la crisi del sistema assistenziale va inserita in Italia, sanitaria, va inserita nell'ambito della crisi del sistema assistenziale globale, europeo, il cosiddetto welfare, cioè lo Stato mamma che tutti protegge dalla culla fino alla tomba. A questo va aggiunto gli aumentati costi della medicina moderna, che è sicuramente più efficiente, contribuisce ad aumentare la vita media, ma è anche una medicina costosissima, che non può essere assicurata a tutti.
Nell'ambito di questo, come soluzione, noi proponiamo semplicemente di copiare i nostri cugini. Prima del MEI, Theresa May attualmente, già Blair, in un'analoga crisi del welfare sanitario inglese, propose e istituì dei patti per la salute. L'istituzione di un patto per la salute, di un sacrificio della nazione, naturalmente deve essere un sacrificio di natura economica, di aumentare ulteriormente i fondi da stornare per la sanità, alla fine è una forma di investimento, perché investire in sanità riduce tutti i costi di patologie non diagnosticate, prevenzioni non fatte, patologie non curate che costano molto di più alla società. Quindi, in sintesi, la nostra proposta, un patto per la salute, l'Italia non ne fa da anni, un patto per la salute, un sacrificio della nazione per la salute. So che il 29 settembre c'è un appuntamento importante per UGL Medici e mi piace salutarci con questo Save the Date. Ci dica con pochissime parole quale sarà il fulcro dell'incontro del 29 settembre e chiaramente ci dia appuntamento a strettissimo giro per poterne discutere in maniera più ampia. Sì, è un incontro di natura politica, perché è un incontro in Stati Generali della Lega nel Sud. Noi piace come sindacati essere anche propositivi, ci proponiamo questo obiettivo, oltre che avere il compito di denuncia come quello dei sindacati di difesa dei lavoratori, quindi cercare di stabilire un'osmosi con la politica e le nostre umili idee riuscire a trasferire all'attuale classe dirigente italiana. Io la ringrazio di essere stato con noi.